40 anni di carriera con successi che è impossibile non canticchiare durante la giornata. Testimoni alcuni di una fase della musica d'autore italiana a cavallo tra gli anni 80 e 90 in cui grande notorietà faceva spesso rima con qualità. Nei testi, nelle musiche e nell'approccio signorile che Fabio Concato conferma anche oggi. A Campo di Pietra il pubblico delle grandi occasioni resta letteralmente incantato dagli arrangiamenti in chiave jazz di tutti i più grandi successi del cantautore. Paolo Di Sabatino ha fatto un lavoro elegante nel curare gli arrangiamenti ed era sul palco al pianoforte con Marco Siniscalco e Glauco Di Sabatino. Un concerto, un disco, una canzone e una figura, quella di Gigi Concato, papà di Fabio, che tornano nella loro attualità artistica ed emotiva. Io pensavo alla mia amica forse è questa qui. Ma tu giurami che un giorno le suonerò così. Le suoni così bene che mi viene da ridere. Era il tempo in cui cominciavo ad amare la musica. E amavo te. Gigi era mio padre, è una canzone che avevo scritto per lui nel 1990 e quando abbiamo deciso io e Paolo di rivisitare questo repertorio in chiave jazzistica mi è venuto proprio automatico pensare a mio padre e quindi di ridare questo titolo a tutto il lavoro. Da Guido Piano a Fiore di Maggio, dal primo grande successo, Domenica Bestiale, fino al bisco La Frizzante Rosalina, Concato regala al pubblico di Campo di Pietra una serata elegante e di grande spessore. E c'hai visto su dal cielo, c'hai trovato il piano, sei venuta giù, un passaggio da un gabbiano. Ti ho posata su uno scoglio ed eri tu. Ad aprire la serata, Ilaria Bucci e Luca Tozzi, quando una cantante dalla Vena Soul incontra il groove metropolitano, la sintesi è entusiasmante. Eseguiremo un repertorio pregno di blues, soul, funk, anche perché Luca Tozzi, il chitarrista, è questo. Soddisfazione palpabile per gli organizzatori. Io credo che mai si è registrato un successo di pubblico come quello di quest'anno. Le tre giornate di Campo di Pietra, forse anche perché baciate da un clima straordinario, hanno avuto una partecipazione altrettanto straordinaria. Un pubblico sempre competente, un pubblico che ovviamente viene a Campo di Pietra, ci segue con costanza, ma anche tanto pubblico nuovo, devo essere sincero, anche da regioni limitrofe.